Matteo Pistolesi dal Palamarenco di Savigliano. Allora, Matteo, intanto bentornato in provincia di Cuneo. Grazie. Inizio chiedendoti con quali sensazioni, quali motivazioni e quali ragioni hai scelto di venire qui a Savigliano per questa stagione in Serie 3. Ma credo che l'anno scorso è stata una stagione particolare per me, perché ho fatto una scelta che non avevo mai fatto, quella di scendere di categoria, quindi non partecipare più al campionato di A2 per una serie di vicissitudini, e ho deciso appunto di andare ad Aversa. La stagione aveva tante aspettative da parte di tutti, mia in primis. Non siamo riusciti come squadra a raggiungere l'obiettivo di vincere il campionato, che era l'obiettivo che la facesse la stessa sera data, e sentivo che era arrivato un po' il momento di ripartire completamente da zero, e quindi sono contentissimo di aver trovato società come questa, un allenatore come Lorenzo, dei compagni con cui ho già in passato trascorso delle stagioni insieme, perché credo di aver proprio bisogno di una situazione del genere per poter ripartire dopo la stagione scorsa, che non è che è stata pesante, e quindi sono veramente contento. La principale ragione è questa, e poi il fatto che l'anno scorso Savigliano ha fatto un grande campionato, e quindi è uno stimolo in più riuscire ad arrivare e cercare di confermare lo stesso risultato, quindi di essere all'altezza di questa società. Ecco, ritrovi tanti amici, trovi anche una squadra che, come dicevi tu, ha fatto un'ottima stagione, ritrovi anche un ruolo, quello del palleggio, che diciamo lo scorso anno ha dato risultati importanti, quindi anche un'eredità importante, se vogliamo. Con quali ambizioni ti cali in questa realtà, da un punto di vista personale, diciamo? Ma le mie ambizioni, devo dire che sono sempre le stesse ogni anno, a prescindere dal posto in cui mi trovo. È sempre stato così da quando ho cominciato a giocare, a fare questa vita, quindi sono contento di essere qua, sono orgoglioso di poter disputare una stagione anche tornare nella mia provincia, quindi mi fa piacere. Adesso dopo Savigliano posso dire di aver giocato in tutte e tre le squadre della provincia di Cuneo, e quindi mi fa piacere arrivare qui. L'anno scorso Luca ha fatto un grande campionato, sono contento per lui, perché se lo meritava, un ragazzo che ha sempre lavorato tanto e si meritava una stagione così, secondo me. Quindi grandi applausi per lui, e io penso a fare quello che ho sempre fatto, poi di portare le mie esperienze degli anni passati, i miei campionati di alto livello che ho disputato in questi anni, le partite importanti che mi porto dietro, che ho fatto in questo percorso, e di riuscire a ripeterle a Savigliano. Grazie. Grazie.